tutti i contomini. Quanto pisciate il cane e uscite la patumiera o scendete alle scalo? Oppuramente spruzzatelo un cazzo di deodoranto Neutro Roberts all'ascensore? Che cazzo? Oh, finalmente qualcuno che gliel'ha detto in maniera chiara e comprensibile. Oh, non ci sono più scuse, eh? E dai, e dai, e dai. Benvenuti in questo nuovissimo video dal vostro Pippo Calippo, il burino più grigio del web. Anche oggi i cartelli e le scritte più divertenti. Sono rientrate le tazze dei Minions. Gli hanno scritto dove erano andate. E infatti ce lo stiamo chiedendo tutti. Chiusura uffici nelle giornate del 24 e 32 dicembre. Quando l'anno non vuole proprio finire. Mi raccomando, non scivolare troppo sulla barella, pure in ospedale ci stanno i trabocchetti. Ingredienti: 150 bicchieri di zucchero e 300 bicchieri di farina. Ammazza, ma che ce devi sfamare? Un continente intero. Orologio donna Chanel apostrofo orato nero. Però è Chanel. Attenzione, probabile scivolaggio. A uno gli veniva la frase, così rende l'idea. Cara Befana, come sai sono vegano. Assicurati che la cioccolata sia senza latte, i biscotti senza uova, i dolcetti senza miele, le caramelle senza additivi animali. Sarebbe meglio se tutto fosse senza olio di palma o margarina, grazie. E la Befana gli ha risposto: caro bambino, vattela pia. Buon anno, la Befana. Non chiediamo l'impossibile. Fino a un certo punto, oppure la Befana c'ha un sacco di consegne da fare. Mica posso appresso a tutti. Avviso del condominio: si comunica che causa rottura del motore bruciatore, l'erogazione del calore sarà sospesa fino alla sera di lunedì 28 dicembre. Ringraziandovi anticipatamente, porgiamo i nostri più cordiali saluti. Gli hanno scritto: sì, ma noi mica ci avevamo il bue e l'asinello. Tacci vostra. Giusta osservazione. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Te fa proprio passare, voglia. E chissà quale altra cosa magnifica c'era scritta dietro a sto cartello. Baby soap è diventato zuppa di bambini. Qui c'è lo zampino di una strega. Checklist infermieristiche: clistere, perette evacuante. Sequenza atti tecnici: infornare il paziente e lavarsi le mani. Attendi 45 minuti, il paziente è pronto. Dovevo sfondare il vetro, levare il freno a mano e spostartela in mezzo alla strada. Ma oggi è Natale e hai avuto culo. A Natale siamo tutti più buoni. Avviso minimarket: se nengua forte si fanno consegne a domicilio, se in caccia le faremo lo stesso perché ti nemelu fuori strada o mato e saliamo pure a monto per le coste. È tutto perfettamente chiaro. Sconto del 30%, 8,99 al pezzo invece di 1,29. Ma zao, ci hanno avuto proprio un'impennata dei prezzi qua. Ice cream in the ass. Gelato al culo, ma come dico sempre, meglio il culo gelato che gelato al culo. Antipasti bacala mantecato capresante al brandy. Sono capre già benedette col brandy. Oh, la pizza alla rucola ci mettono pomodoro, mozzarella e origano. Sto all'errore. Letterina di Natale: caro Babbo Natale, ti prego porta dei vestiti a tutte quelle povere signore che sono nel computer di papà. Oh, questo negozio lo trovate a Bardonecchia, poi a Parigi non ancora, a New York neanche. Si stanno espandendo, ma ci stanno lavorando. Dottor medico chirurgo odontoiatra specialista in urologia. Ma dalla bocca al pisello è un attimo. A seguito di numerose segnalazioni dei condomini di rumori, odori molesti in orari di riposo, si dispone che è severamente vietato scorreggiare nelle aree condominiali comuni dalle 12 alle 15 e dalle 22 alle 6. Si invitano i signori condomini anche in forma anonima a denunciare all'autorità condominiale ogni trasgressione e verrà severamente perseguita come da codice condominiale. Per il comune decoro si invitano inoltre i signori condomini a scorreggiare comunque con moderazione negli orari consentiti. Oh, qui si è giunti a un compromesso, bello sto condominio. La signora del secondo piano è pregata di non mettersi in topless sul terrazzo perché mio figlio sta diventando cieco. Gli ha risposto: no signora, suo figlio è sano, si preoccupi di comprare un cane guida a suo marito. In questo condominio invece è così, non si cambiano le abitudini. Avviso serio e pericoloso per i truffatori: faccio mie le parole di Toto Cutugno cantate da Celentano. Inutile bussare e suonare, qui non vi aprirà nessuno. Per cui finti impiegati Enel, gas, acquedotto, IMPS e tantomeno suore, state in campana. NB, in codesto appartamento guardia c'è il signor fucile calibro 12A 5 colpi con cartucce da cinghiale, pallettoni. E la signora beretta calibro 7,65 10 colpi. Prima sparano, poi guardano se la selvaggina è abbattuta. Signori, sono
serissimo, per cui come cacciatore mi chiamano Tartana. Voi non dite che non siete stati avvisati. Non toccare aggiornamento software. Quella, complimenti per l'inglese. Bill Gates ti fa un contratto a tempo indeterminato a te. Bertolini, elettrodomestici da incazzo. Cioè, sti elettrodomestici sono un po' nervosetti, meglio lasciarli stare. Se vuoi suonare per rompe i coglioni, ti conviene non suonare. Oh, ci provano in tutti i modi a bloccare le rotture de scatole. Ciambelle fritte in olio dietetico. Finalmente l'hanno inventato. Bella sta agenda. 37 febbraio, poi riparto con 28 febbraio. Ma perché sui giorni di febbraio vanno tutti in tilt? Questo non vuol dire vietato ai cani, vuol dire vietato ai cani arrapati. Oh, qua l'hanno segnalato. Buca. Oh, in questo comune le strade si risolvono così. Tonno all'olio Dio Oliva. Il Dio Oliva era molto venerato nell'antichità. Vietato entrare all'interno del contenitore. Oh, ce l'hanno proprio scritto, eh. Certa gente però è talmente una merda che ci può entrare tranquillamente. Non appoggiarsi, vetro dannificato. Dannificato. Bello sto neologismo però, eh. Camicia con manico corto. Il manico de che? Della scopa degli mortali? Tua. Una volta per tutte, questo negozio non chiude. Non chiude e non chiuderà mai. Basta chiedere. Attenzione, bere le bevande alcoliche prima della gravidanza può causare gravidanza. E se c'è qualcosa che non capite, chiedetemi pure, sto qua apposta. Superfesta sabato 30 febbraio 2016. Non sapevo che febbraio nel 2016 era arrivata a 30 giorni. Per oggi è tutto. Vi ricordo che se trovate cartelli o scritte in giro, scrivetemi su Instagram. E seguitemi su Instagram per essere sempre aggiornati su quello che faccio e scoprire in anteprima i nuovi contenuti. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un bel like per sostenermi. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e attivate la campanellina delle notifiche per non perdervi i prossimi video. Bye bye!